Juventus pareggia col Napoli 1-1. Devo dire che abbiamo fatto una grande prestazione, perché nonostante un po' tutto il caos di emergenze, di positivi, di caos, abbiamo fatto una bellissima partita. Grande Napoli, siamo andati anche in vantaggio e la Juve ha pareggiato con un fallo, cioè c'era un fallo, ragazzi, cioè è poco da dire, poco da aggiungere, era fallo, ragazzi, questo è, lo vede pure un bimbo che quello è un fallo. Vabbè, ma la Juve la devono far entrare in zona Champions a discapito di qualcuno tra Atalanta e Napoli. Comunque, nonostante tutto, abbiamo fatto una bella partita contro una Juve che ha pareggiato grazie a un fallo. E che vi devo dire? Se poi vogliamo parlare un po' di Insigne al Toronto, voglio dire solo un paio di cose. In tutto questo la colpa è di De Laurentiis, punto. È di De Laurentiis, perché un capitano come Insigne si merita i milioni. Si merita un buon stipendio, perché non è possibile che paghiamo il capitano così poco. No, fa bene che se ne va in Toronto, fa la migliore cosa, scusate se l'ho detto in napoletano. Tornando a Juve e Napoli, tutto bene, nonostante tutto, contro tutto e tutti, l'ASL aveva bloccato anche 3 giocatori, ha bloccato Rachmani, Lobotka e un altro che non mi ricordo. Insomma, abbiamo fatto una bella partita, ci sta un pareggio nonostante tutto il casino. E ricordatevi sempre che la Juve la aiuteranno sempre, perché c'era un fallo ai danni di Demme, ricordatevelo. Io ora sto in mezzo alla strada, faccio questo video velocemente, ma ve lo dico, la Juve viene aiutata, perché era un gol da annullare. Vabbè, si sa come va a finire. Vabbè, ragazzi, mi raccomando, io vi saluto, vi auguro una buona serata, una buona notte, quel che è. Mi raccomando, fate i bravi, e approfitto di farvi gli auguri di un buon anno. Ciao, mi raccomando, fate i bravi e godete, perché il riccio si sta aprendo. Ciao.